subito dopo le scosse, insieme alla mia famiglia, non sapevamo se mantenere l'attività oppure vendere. Poi invece abbiamo deciso di rimanere qui perché comunque questa è la nostra terra e questo è il nostro lavoro, non potevamo fare diversamente. Nonostante i tanti sacrifici, comunque siamo riusciti a portare fuori gli animali, a tenerli al sicuro e quindi oggi tenerli dentro le tenso strutture. Con il contributo di Alleva la Speranza voglio realizzare proprio qui dietro di me una recinzione per permettere agli animali di stare fuori, dato che d'estate nelle tenso strutture è molto caldo e quindi gli animali soffrono. In questo modo potrò invece mandarli fuori da primavera fino a tutto l'autunno.